immagine sfocata un po' allungata viene fuori senza nome di errori, viene fuori una figura pulita e inconsueta, corredata dei nuovissimi umori. Viene fuori, viene fuori, viene fuori, i padri tuoi, i padri tuoi, i padri, non potrai essere io, non potrei essere io, non potremmo essere noi. Spalchiamo le porte a tutto per il progresso del mondo. Noi non siamo certo padri fascisti, padri autoritari, liberi, permissivi, non rappresentiamo vecchie istituzioni. Spalchiamo le porte a tutto per il risveglio del mondo. Noi così impegnati, così pieni di rigore, allegramente ne compriamo scooter e motorini per i nostri figli. Spalchiamo le porte a tutto per l'esultanza del mondo. Del solito noi che continuiamo a regalare centinaia di palloni, biliardini e giochini giapponesi. Spalchiamo le porte a tutto per lo sviluppo del mondo. Noi non facciamo nessuna resistenza e ci stralacciamo nel benessere e nella mascherata della libertà. Spalchiamo le porte a tutto per il trionfo del mondo. Del solito mondo, del solito mondo, del solito mondo, del solito. Non c'era più speranza per nessuno. La resistenza dell'uomo era sporadica e soggettiva. Sì, troppo individuale. Del resto, handicappato nel fisico, debole, fatto male, stupidamente biodegradabile, coi polpacci al posto sbagliato, che non riparano, mai capito perché non li hanno messi davanti, che quando picchi negli oggetti, stuc, lo stinco. Wow. E poi mi sono alzato quasi bene, con un'allegria molto cittadina, con quegli strani struggimenti da domenica mattina. L'odore del giornale è sempre un'emozione, non leggo le notizie, non c'ho testa. Io aspetto il pomeriggio con furore, del resto anche aspettare fa parte della festa. E questa allegria solitaria si espande la gente, le cose si mescolano all'aria. Son proprio dei poeti gli uomini, son proprio teneri e incantati, non riesci più a strapparli alle loro speranze. Ci sono incollati